Buongiorno, come sto spesso facendo, inserendo in questa, in questo momento, diciamo, catartico, come direbbe il mio amico Albino, aggiungiamo piccole storie che la gente gradisce, il nostro pubblico gradisce. Voi sapete, tanti di voi sanno che in Siria c'è una guerra incredibile che sta radendo al suolo un'intera nazione, sono morti a migliaia, soprattutto i bambini, quelli che vi colpiscono davvero, guardare gli occhi spaventati, terrorizzati di questi bambini. E ognuno di noi che ha figli, che ha nipoti, un po' di magone ti viene, un po' di lacrime agli occhi ti viene, no? Perché pensiamo sempre che questi bambini sono nati nella parte sbagliata del mondo. Questa è la loro sfortuna. Noi siamo fortunati almeno in questo. E stamattina vi voglio recitare una piccola storia che riguarda una mamma con i suoi figli, sempre nel teatro siriano, nel teatro di guerra, eccetera. Perdonami, mamma siriana, se la mia più grande paura è che mio figlio abbia freddo. Perdona il mio terrore che il manzo faccia allergia. Perdonami le pappe buttate perché aperte da 24 ore. Perdona i lamenti quando un rumore sveglia il mio bambino, quando per il tuo non esiste silenzio. Perdona le mie notti insonni per un vaccino. Perdonami se pulisco il suo viso dal bacio di uno sconosciuto, mentre il viso del tuo è martoriato dall'esplosione di cattiveria dei conosciuti. Perdona se la vostra guerra così lontana mi fa paura per il mondo in cui cresce mio figlio, nonostante lui non sappia neanche che ci sia. Che non ci sia una guerra. Scusami, perché noi mamme, davanti ad un caffè, ci riempiamo la bocca ed il cuore di paure che poi alla fine per voi non esistono neanche. Noi moriamo di paranoie mentre voi morite per davvero. Perdonami, perché se non posso fermare almeno il rumore assordante che spaventa tuo figlio, dovrei regalarti, se non altro, un rispettoso, rimbombante silenzio. Questo programma è offerto da Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al superbonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW, a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza, prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728.
La logistica è il nostro punto di forza. Siamo facilmente raggiungibili e ogni giorno consegniamo gli ordini in tempi rapidissimi. Il nostro è un vasto assortimento, pensato per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti. E proprio per loro è stata realizzata la linea Ele Professional. Servizio, cortesia, disponibilità. Siamo ogni giorno al fianco dei nostri clienti. Elefante, amico del tuo business. Allora, partiamo. Oggi siamo entrati nel mese di marzo, nel mese della primavera. Speriamo che la primavera si estrinsechi in diversi modi, soprattutto sul piano della salute, sperando che questa maledetta pandemia scemi, diminuisca e ognuno di noi può tornare tranquillamente alla vita di tutti i giorni, soprattutto chi ha delle aziende, chi ha delle imprese, chi ha un lavoro, che in questo momento stanno soffrendo. E noi che agiamo sul territorio queste cose, vedete qua, non vi dovete scandalizzare. Noi che siamo sul territorio, parliamo con la gente, queste cose le sentiamo nostre, le sentiamo nell'animo. Non è che noi queste cose le diciamo per paraculaggine. Noi le sentiamo perché abbiamo tanti amici che hanno dei problemi. Quindi sono cose che abbiamo sul nostro fardello. Comunque bisogna avere un po' di pazienza, essere ottimisti, sperare che questa nostra classe politica dirigente riesca ad uscire fuori da questa storia. Mi auguro che questi battibecchi eccetera tra forze politiche finisca. Non è il caso, non è veramente il caso, in un momento che la gente sta morendo, insomma, no? Sentire voi parlare del nulla, rompete i coglioni con le vostre chiacchiere, non è giustificabile, mi capite? In questo momento la gente ha bisogno di una buona parola, pregare i virologi di stare meno in televisione, più nelle corsie degli ospedali, che andassero a fare il loro lavoro. Quando si va in televisione li pregherei di non terrorizzare le persone, di essere anche un tantino ottimisti, no? E dire una buona parola. Già noi siamo terrorizzati, voi ci mettete pure voi. E siamo a posto. O no? E siamo a posto. Il Piero stamattina. E siamo a posto. Dato, usciamo pure io. Sì, mi sono fatto il bagnetto. No, pure il bagno da... me la dire, ma il... A me non c'è un po' da settimana da... Quanto? Domenica, martedì, giovedì e sabato. Quattro votate? Sabato, martedì, giovedì e sabato. Non ci capisci niente, sabato, giovedì, sabato, non ci capisci niente. Tipo da settimana, da lavare. E noi siamo morando ormai, e la carne è un po' puzza. Conquista. È vero. No, potevi, guarda. Puzza, che senso? C'ha un odore diverso, no? Di giovane. Alberto, io non mi faccio una doccia di quest'estate. Ma non ci credo. Dell'estate scorsa. Ma la possiamo, non credo. Lo dici tu. Mi vuoi. Io non ci credo. Vuoi odorare la mia pelle? Si a puzza, tu. Come dici no, tu. Non puzza. Tre botte alla settimana e che mi manchesta a me? Tipo, sì, ma tu che ti ha la doccia? Peloto da apparecchio. Ma tu fai il bagno la bagnetto, doccia? Il bagnetto, ripeto come sta bene. Il bagnetto? Peloto da apparecchio. Fino a tutti i giorni mangiare. Tutti i giorni mangiare il bagno. Peloto da apparecchio che mettevi in crescita, mi faccio, mi vai al bagno. Tutti i giorni la salvo. Io tutti i mattini. Io li sto consumando. Ma lo sai perché? Tu non lo sai. Perché si lava tutti i giorni? Non lo so, davvero. È perché pratico con le persone tutti i giorni.
sa di lavare per forza. Non manco si vuole appeggiorare. Perché capito se usavamo come puzza, via via di male. Tu ti pensa. Ma è così, specialmente Eme. Via San Matteo. Eme ne vogliono persone che odorano. Odorano, profumano. Le donne odorano, quando odorano, odorano. Profumano, devono profumare. Come la cantante. Perché disagio? Scusa. Solo tu capisci. Scusate, direttore. Prima ha detto niente. Ah, sì, e lì ci ha detto, ha detto un profumo bellissimo. Ci hanno detto? Sì. Ma profumo davvero, quando ti passa di vicino sei che paga, perché sei dentro la profumeria. A proposito di profumeria, ma pigliano profumo. Un qualsiasi profumo. Se proprio io ho de cologne della Dior, va bene? Okay. No, c'è... Vede che lo sto dicendo pubblicamente. Cioè praticamente ho de cologne della di Dior. Hai detto che mi piglio, ma fate questa maniera. Cioè, sì, bisogna che mi piglio, da meno o meno una economia da casa. Tu porti da casa, non si cacca, ancora di cominciare tu. Vabbè, dipende chi lo causa, no? Allora, come? Non credo che i profumi, il bagno, se si fa il bidet Giovanni, interessa alla popolazione, quindi cambiamo discorso, è vero? O no? Il profumo ogni tanto un momento, io non so. È bello il profumo che usano capitale. Che profumo? Vabbè, sulle ascelle non lo mettere il profumo. No, sulla stoffa, no? Sulla pelle. Sulla pelle lo cuoci. Sulla pelle e poi ti metti la camicia, la cosa, ma sulla pelle devi, no, devi sentire. Solo qua. È qua. Solo qua. È qua. Ah, qua! È delicato, mi. È un orologio, altro orologio stamattina. Ma questo me l'ha regalato, indovina che me l'ha regalato. Giovanni. Un grande amico. Domenico. Bravo. C'è Domenico. E non è che potevi sbagliare. Vedere, fammi vedere. No causio. Ma allora, la posizione è una cosa. La mia, se la bettega, è la stessa cosa. Visto che è causio, tu la suozza. È casio, c'è scritto. È casio. Casio. Senso muguale. No, casio. Tu hai detto causio. Ah, causio. È causio, potete dire bettega, no? Casio. Ah, cazzo se casio. Vabbè. Allora, intanto incominciamo questa nuova, questa nostra nuova settimana, sperando che tutto vada per il verso giusto. Che dobbiamo fare? Intanto qua si grida ogni mattina, ma la media è così. Dobbiamo avere pazienza, perché non le nostre grida, anche le grida di altri, ci mancherebbe altro. Non è che noi il copyright lo lasciamo agli altri. Non ci ascolta nessuno, è un momento di assoluta... La città va avanti per inerzia, perché abbiamo degli imprenditori validi, perché abbiamo gente che lavora, che produce quel poco che può produrre in questo momento, quindi la città cammina per inerzia. Non è che la città cammina perché viene spinta dalla capacità politico-amministrativa, assolutamente. E quindi all'ospedale, non vi dico chi c'è, io ho mio nipote stamattina là, per una questione di una fratturina che ha avuto al braccio. Dire il comportamento di alcuni medici, solo perché sono di servizio e poi si indarmammano perché guardano l'orologio, non faccio né il nome né il cognome, lo potrei fare il nome e il cognome, perché non mi passa nemmeno per il cazzo, che mi fa? Mi querela, figuratevi, querela, tengo una paura, mi vedo al tribunale, come vi dico, quando sta sulla dentro. Però stigmatizzo il loro comportamento, non si fa così,
Siamo figli. Siete di servizio perché vi spetta la reperibilità, siete reperibile e vi dovete comportare come si deve. Non perché si reperibile si intendeva quando vuoi, si mamme. Non è così. A fronte di altri professionisti all'ospedale che si comportano come Dio comanda e danno lustro ad un ospedale dimenticato da Dio e da tutti, perché abbiamo anche le belle figure e le belle professionalità nel nostro ospedale, per fortuna, per fortuna. Questo lo dovevo dire perché, non perché riguarda mio nipote o altri, però io avevo avuto una, mi chiamava Giovanna, ieri mi chiamava una con la telecamera, figuratevi. Ma intanto a chi lo diciamo, non siamo scicotteri, che ripeto, stiamo vivendo un momento Addomento Laganis, sì, è bene. Addomento Laganis, cane. Ma cos'è così? Perché si sentono essere troppo importanti, questo è il problema. No, sono dei coglioni. Allora. Questo è il problema. Albino. Oggi ne abbiamo... Abbiamo detto che abbiamo uno. Un marzo. L'abbiamo detto. L'abbiamo detto. 1 marzo. Siamo entrate nella primavera. No. Siamo, ancora no. Siamo a ridosso. A ridosso della primavera. Siamo lì per lì. Ricordiamo che è il 21 marzo, frate, la primavera. Allora, la giornata oggi è un poco aperta, comunque, meglio così che peggio. È un poco... Ho detto coperta. Coperta, no? Pare che ti appiarà la neve. O cuore un batte per dubbio, perché vedi sto cosa. No, un batte. In questa maniera, un cuore si ferma. Eccomi là. Vedi quando c'è il sole, ah, che bellezza. Ma no, piano, non dire cazzato, un po' si erma, si arriverà Ducato. Poi c'è sto cazzo di giornale almanacco, va. Apriamo l'almanacco stamattina, vediamo che cosa dice il pensierino del giorno, come lo chiamo io. E vado subito. Ecco qua. Il lusso costa meno. Sì? Il lusso costa meno dell'eleganza. Che vuol dire? Lui dice onore de Balzac. Onore de Balzac. De Balzac. Il lusso costa meno dell'eleganza. Se tu ci pensi, quello è un paradosso che alcune volte questi aforismi no, mostrano il paradosso. Hai capito? Il lusso costa meno dell'eleganza. È un paradosso, ma è così. Allora, salutiamo il nostro onore de Balzac. No, il nostro grande vescovo padre Giuseppe. Ah, che cristiano. Salutiamo anche i fratelli, no? La famiglia, tutti. La mamma. Ma forse lo possiamo portare qui un giorno, il nostro pastore. Basta muoce, non ci chiamiamo. Il luogo è il momento. Però che vuoi? Va bene. Questa cagna di pandemia non vuoi. Non può fare niente. Sta pandemia. E fumo, vabbè. Ah, vuoi. Ecco, mi ha di sta maniera. La pandemia. La gola mi fa così. Quando vedo una sigaretta. Ma però mi fa così, mi piace sentire l'aroma della sigaretta, del fumo, però non mi spinge, non mi induce a fumare, a farmi una tirata, una cosa, ma davvero come le cose come improvvisamente cambiano, su 2 anni con fumo, hanno passato 2 anni, se uno muove di gia, Non ci crediamo qui. Allora. Vado. Vai con l'istro. Andiamo. Vediamo che ci propina la Gazzetta stamattina. Santo Leo Luca. Com'è? Santo Leo Luca. Leo Luca, patrono di Corleone e Vibo Valentia. Valencia. Il caso è scritto Valentia. Però si dice Valencia, penso. Vibo Valencia.
Bravissimo. Corleone. Valencia, perché la T la pronunci in Z. Ma è così. Allora, Corleone. Che ti ricorda T a Corleone? Mi ricorda un festival, come no? Festival. C'era il festival di Mitra, di Fucilati. Corleone. Corleone sarebbe in Sicilia, no? Corleone, si trova a Catania, non lo so. Di la patria di... La patria di Totò Curto. Ma non solo, Corleone, insomma, è purtroppo tristemente, Corleone. Lo diciamo agli amici, ci mancherebbe, tristemente famosa purtroppo per ragioni mafiose. Questo gli amici di Corleone ovviamente non è che lo negano, ma pare che la città, la cittadina, il paese si sta un po', no? Sì, sì. No, non si sente spogliando da queste... da questi pesi, da queste... E poi c'è Agricivo d'Arago, a Chirugidio, là, Leo Luca. No, c'era uno che si meritava, io stamattina ci dava gli auguri agli sindaci di Palermo, Leo Luca Orlando. Ma dato che Leo Luca Orlando si chiama Leo Luca Orlando Cascio, e a me mi piace, allora niente auguri, sindaco, niente perché un da merite. Speriamo che qualcuno tu riferisci in streaming. Le facciamo alla mia presenza. Aspetta, che mi hai distratto un attimo. Cazzo! Auguri ci diamo, capisci? Alla mia presenza. Oggi Sant'Albino. Auguri a me stesso, grazie, grazie Sant'Albino, ma com'è bello, guarda. Sono gli auguri ad Albino, si dice grazie solo. Guarda, ma com'è bello, guarda, lo faccio Albino, vedere, guarda, lo faccio vedere. Se mo hanno visto, Albino ti voglio dire, ma oi, è davvero l'onomastico tua? Sì, sì, no, no, è davvero, Sant'Albino. Non lascia perdere che Sant'Albino ca. Non c'è ciò. Tu fai l'onomastico il primo di marzo? Di marzo, sì. Davvero? Sì, davvero? Me lo giuri? Eh sì, lo giuro, c'è scritto con Sant'Albino, solo il mese di maggio c'è scritto. No, mi pare che l'abbiamo beccato qualche altra volta. No, no, Sant'Albino no. Quindi allora oggi... devo smentire. Quindi oggi è il tuo onomastico? È il mio onomastico oggi, Sant'Albino. Non ho fatto una mazza. C'è un barro che c'è da A da Z, tu puoi pigliare quello che vuoi. Capitano, anche sotto la mia... Posso fare 15 euro di benzina? No, benzina che ci c'è. Comunque, che è una zona completa. Ti posso offrire. No, tu hai detto, qua c'è tutto l'ora di Dio. E dato che ci sono un bar da bacche e benzina, cose, cioè, come posso pagare 15 euro? Ma fai quello che vuoi. Vabbè, andiamo. Auguri ad Albino Nostra. No? Grazie. Poi, è un altro nome bellissimo, San Felice. Terzo, vedo. Sì. San Felice, il nostro amico che ce l'ha in giornale tutti i giorni. Salutiamo a Felice che sa auguri del ciao, Felice. Tuo compleanno. Auguri. San Felice però ci l'è. No, auguri per il tuo nomastico, se mai. No, compleanno, no. Ma quanto vuota un piede a Felice lui? Onestamente. Se Felice sei, ma Albino no. Solo il mese, il primo marzo dell'anno. Bravo. No, è vero, è vero. È vero? Sì, sì. Vabbè, allora. Oggi è il tempo. Avete essere buono però, come c'è scritto qua, domani no, domani è buono. Domani. Albino, ma te la posso dire una ma cosa? Non ci amo da più esattamente. Andiamo? Andiamo inevitabilmente verso il buon tempo. Il buon tempo, andiamo. Ah, capito, giano giano, no? Non dire che stiamo andando verso l'inverno, stiamo andando verso l'estate. Verso l'estate. Quindi. Insomma, l'inverno qua se l'abbiamo passato. Sperando ovviamente. Però certo, tu ti ricordi che marzo è pazzo, marzo pazzarello. E beh, c'è pure un discorso 4 aprile l'ante, giorni 40, ma aspettare pure aprile. Ed aprile. Che succede? Che pure un mese. Questa canzonetta, marzo, marzo pazzarello, vede il sole e prende l'ombrello. Mentre che c'è questo picciolo. Aprile pure è nato, aprile è bello, se si incazza aprile rompe di cerce di barriere. Il cristiano, il poeta, poeto!
Vabbè, rompe di cicci di varrere. Ma sono tutto sta disgraziato. Andiamo alle nostre sponsor giornaliere della mattina. Va bene, vado, Bar. Scusami se ti ho interrotto, ci mancava. A questo. Permettete. Fino a carnevale. Ho passato, e c'è di come. No, mi chiamo passato. Gino, buongiorno. No, grazie, grazie. Glielo deve dire. Grazie, grazie. Ti posso passare in diretta? Che sono la rassegna stampa. Ma che Gino è, caro. Vabbè, ti passo. Ti passa, io ti passo. Metti in viva voce. In viva voce ti ho messo. Oh, Gino! Buongiorno, che sorpresa. Siamo in rassegna stampa. Gli ho dato gli auguri dal vero, oggi al suo onomastico. Grazie, grazie, Gesù, sei sempre gentile, tu non c'è niente. Hai visto? Rischi il cristianone. Grazie, grazie. Tutto grazie. A posto, Gesù. Comunque, complimenti per la tua remissione, siete in gamba, siete forti. Sì, vabbè, stringi, stringi che mi gira avanti, Gino. A casa mia vi seguiamo tutti i giorni. Grazie, questa Gino. Questa persona, tra cui anche il bambino. Perciò, in bocca al lupo. Grazie, grazie Gino, grazie di nuovo. Grazie, grazie, grazie. Ciao, anche ciao, a te, ciao, ciao. Buona ciao, giornata. Buona giornata, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Visto. Gino è un amico, amici. Comunque uno che ci segue davvero da tempo, da anni, prego. No, no, non diciamo bugie. Stavo dendo, e lo so che non diciamo. Stavo dendo. Evita la mezza terme. Mentre non puoi evitare quando siamo fuori la mezza. Sì, hai ragione. La mezza terme non lo dico, dai. Allora. Sì, no, la mezza terme. La mezza terme, si sa. Basta, bar, pasticceria, Momò, via del Progresso, numero 400. Cantini Pugliesi, via Roberto Guiscardo, vicino Parco Impastato. Impastato. Nuovo punto vendita, viale Primo Maggio, numero 49, vicino mercato coperto di Nicastro. Questo si può dire. Poi pizzeria La Rustica, corso Numestrano, di fronte alla cattedrale. Lo usano tutti, dov'è? Salutiamo il nostro amico. Poi pizzeria La Rustica. Guglielmo Storice, per la verità. Guglielmo Storice. C'è. Guglielmo Storice. È piccolo, dice. Ah, l'hai detto, la pizzeria, hai detto, no? Sì. Allora, Guglielmo Store, piazza Ardeto, di fronte alla Madonnina, salutiamo una bella Claudia. Oh, cacciamo, mi sa vero, la hai ragione. Poi, ristorante La Giurranda, sopra, Platania. Che bello, che nome bello. Platania lo dobbiamo dire, no? E salutiamo tutti i fratelli. Tutti gli amici, tutti i fratelli, i parenti, affini. A pranzo, per prenotazione, telefonare allo 0968 40 70 15, ripeto 0968 40 70 15. E vi ricordo la struttura sanitaria privata Medicar in via Colombo, angolo via Scardamaglia, per info e prenotazioni 0968 20 17 88. Aperta la struttura da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20 e nella giornata di sabato dalle 8.30 alle 13. Ricordo, per info e prenotazioni, telefonare 0968 20 17 88. A frappè! Frappè! Pharma, cura, natura, benessere. Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Mezza Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.30. Teca Gas
è un'azienda giovane e snella di distribuzione e vendita GPL Propano su tutto il territorio calabrese. Ubicata nella zona industriale di Lamezia Terme, dispone di un proprio impianto per lo stoccaggio e l'imbottigliamento del gas. Grazie alla ventennale esperienza nel settore maturato della capofila Teca Termica Caronte, l'azienda si è distinta per serietà, professionalità, competenza, puntualità nella realizzazione e fornitura di impianti civili, industriali agricoli e utenze a contatore. Disponendo di una flotta di automezzi di proprietà, riesce a raggiungere qualsiasi angolo della Calabria occupandosi dell'approvvigionamento del prodotto dai più importanti depositi costieri italiani fino alla consegna presso l'utente finale. Grazie alla collaborazione con uno dei più importanti colossi nel settore in Italia, il gruppo Autogas Nord AGN Energia, oltre al GPL, riesce a portare nelle case degli utenti il gas metano e l'energia elettrica, occupandosi inoltre della consulenza per la fornitura e la messa in opera di impianti solari e fotovoltaici. Ci trovi nella zona industriale Area Exisir Lamezia Terme. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredomare, arredo giardino, tende moschiere. Teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Anche perché sì, siamo rientrati dopo la pubblicità. Davvero? Siamo rientrati. Eccoci qua. Si dice siamo rientrati. Si può dire siamo rientrati. No, sì, rientrati. E come vuol dire? Come dice tu? E come si può dire? Siamo in onda. Siamo rientrati. Siamo in onda. Siamo in onda. Siamo in onda. Su 628 Globo TV Calabria 1. Adesso è arrivato il momento di presentarvi il mio amico, oppure il mio editore, Giovanni De Grazia. Che cristianone, per la mamma, mi sta facendo, mi sbalordisce ogni giorno. Buongiorno Tonino, scusate se c'è il cappò, c'è il giubbino, c'è la sciarpa, però io sento freddo, stamattina fa freddo. Siamo qua, vi stiamo parlando. Loro sono persone toste, io... Vi stiamo parlando della Groenlandia, sapete che la temperatura è 30 gradi sotto zero, e quindi... Buongiorno. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti, caro Tonino. Allora... Tony, partiamo dalla situazione Covid. E che? Passiamo dal bollettino Covid, no? Parliamo del Covid. Ah sì, vediamo che si dice anche una cosa nella parte che riguarda la nostra Calabria, e c'è, è vero? Allora, in Italia ovviamente i casi sono oltre 17.000, la Lombardia resta la regione più infettata, ma guardate che amatico, è pazzesco. Ho delle immagini io, ma noi io tutti, sui social, ai Navigli, no, pensi che c'erano migliaia, non centinaia, migliaia di giovani cucciati, e pure debolezza, la Lombardia resta la più infettata, e grazie. C'è una irresponsabilità da parte dei giovani, cioè, che cazzo, una ragazzi! Irresponsabilità in tutta Italia. E già. Veramente, anche nella Lamezia, parliamo della Lamezia o nelle altre città calabresi, noi siamo calabresi. Devo dire che venerdì sera c'è una marea di giovani con la birra in mano. Però a giudicare dei numeri, Giovanni, evidentemente i nostri sono più prudenti, nonostante l'assembramento, sono più prudenti, se non si spiega.
perché poi i numeri contano e i numeri sono impietosi, allora, quello che, quelli che riguardano Milano. Quello che posso dire è tenere sempre alta la guardia, perché diciamo il Covid sembra che ancora non ci lasci, Tony. No, è che andiamo più da pepe. Carri, ma nel 2022, Giova, poi lo vedrai. Io mi auguro. Le conseguenze sono gravi sia a livello salute sia a livello economico, e ne hai parlato prima tu. Veramente c'è una cosa in economia che è proprio a pezzi, Tony. Non si riesce veramente più, insomma, fare niente, perché insomma stanno arrivando le dopoguerra, intanto le bollette, le tasse arrivano ugualmente, sono un paio di tagliano chi la gente non so dove andare a prendere i soldi, ma è così, Tony, è così, c'è la gente che non può fare mancare la spesa, e poi vedere degli sprechi che ci sono a livello nazionale. Ieri sera hanno fatto un servizio sulle A7 che hanno pensato di cambiare i mobili in un ufficio della regione Calabria, cioè spendendo oltre 32.000 euro, 31.800 euro, cioè una cosa impressionante. Nel momento Covid cambi i poltroni dell'ufficio dove tu risiedi, cioè è una vergogna, veramente siamo veramente all'assurdo, Tony. E poi devo vedere pure che stamattina parlavamo con Tonino. Cioè, io sono, lo sapete che io sono un estimatore, mi piace Sanremo, e pensate che Fiorelli a me adesso pieno 600.000 euro per 8 giorni di festival, e gli ospiti prendono dai 100 ai 50, insomma pieno soldi, amore di mamma, Tony. E la gente sta morendo di fame. Non mi meraviglio, perché ti ripeto, il talento, alcuni personaggi, cose cioè si pagano, perché ripeto, la stessa cosa vale per l'automobilismo, per il cinema, per il calcio, certo. Il tennis, insomma, i soldi più chiusi sempre. È un campo minato, mo entriamo, Io Deca posso criminalizzare a Fiorelli e ad Amadeus. No, lo fanno per mestiere, che c'è? Diciamo che è un momento difficile, magari se avesse raccontato una cosa, cioè l'EME non sarebbe stato nemmeno sbagliato, eccetera, oppure che vi dico. Piglio 500.000 euro, 250.000 euro li do per esempio all'ospedale o per comprare vaccini. Accattati vaccini, accattati siringhe, accattati mascherine. Però sono quelle belle cose. È anche vero che un po' di sorriso ci vuole, perché non è che potremmo vedere sempre disgrazie della televisione, ci vuole anche il sorriso che fa bene. Parlare sempre di virologia, di parlare di Covid, di televisione, la gente un po' è stressata psicologicamente. Ma la gente, ecco perché non mi meraviglio che la gente si guarda a Maria De Filippi e la gente guarda a Barbara D'Urso. Io poi ci penso, ci rifletto alcune volte e dico, la gente guarda queste trasmissioni di evasione proprio per non pensare a niente. Ma io lo faccio. Tu che mi sarebbe davanti ai talk show, capiti, ma chi si imbrigano? Si imbrigano nonostante la pandemia. Eccomi che io c'ho un po' di leggerezza, ci vuole. Simpaticamente ci dica Dalbino alcune volte, io ti invidio. No, lui è. Io non basta facendo il mio Giuliano Gemma, e se tutto il tuo mondo, quello che c'è fuori. È di Totò. Quello che è di Totò. Magari ora c'è il Lumare che sta arrivando al balcone suo e io non ci passa manco per l'anticamera. Perché guarda Totò. Aspetta, Peppino. Ah, ma la femmina. Due se ne è visto ieri, vedi? Però torniamo al fatto vaccini. Insomma, ieri sono iniziati i vaccini per gli ultra ottantenni, diciamo, parliamo di Lamezia in questo caso. E io mi sono andato a vedere come funzionava il vaccino degli ultra ottantenni. Ho fatto delle riprese che possiamo mandare in onda mentre venivano vaccinati gli anziani ultra ottantenni. La gente veniva chiamata a casa, gli anziani, e ogni figlio accompagnava i genitori a farsi il vaccino. Con tutte le norme di sicurezza, devo dire che noi abbiamo fatto vedere, stiamo facendo vedere durante. Mentre le immagini riguardano cosa, Giovanni? La vaccinazione degli ultra ottantenni e la Michelangelo. Mentre sono vaccinati? Sì, mentre sono vaccinati. Ma si guardano, si vedono? Sì, certo che si vedono. Esatto. Noi siamo autorizzati, eravamo autorizzati dal direttore, dal capostruttura, e abbiamo anche l'intervista della dottoressa Ferraro. Ferraro, che è la coordinatrice per quanto riguarda le vaccinazioni alla Lamezia Terme degli ultra ottantenni. Devo dire una cosa, che devo dare
i complimenti alla struttura Michelangelo, perché? Perché è tutto fatto volontariamente per accelerare le vaccinazioni. E questo dà merito ai medici, agli infermieri e agli operatori della Michelangelo. Perciò c'era anche un'ambulanza fuori, logicamente, a disposizione della struttura per questione di sicurezza, perché sapete, essendo vaccinazione, qualcuno si può prendere di parte, certo. Perciò era tutto attrezzato. E sentiamo l'intervista, come funzionano le vaccinazioni nella struttura Michelangelo di Lamezia Terme. Guardate l'intervista, cosa ci ha detto la dottoressa Ferraro. Dottoressa Franca Ferrara, coordinatrice dello studio Michelangelo, qua per quanto riguarda i vaccini. Allora, abbiamo iniziato i vaccini alle Lamezia Terme, diciamo, voi volontariamente come ambulatorio vi siete prestati a vaccinare, diciamo, i cittadini lamentini per questo momento. Innanzitutto, quando è iniziato, quanti vaccini sono arrivati e come sta procedendo? Allora, innanzitutto vorrei parlarvi dell'UCCP. Noi siamo 12 medici di medicina generale che hanno costituito una UCCP. L'UCCP è un'unità di cure primarie complesse, quindi ha al suo interno anche l'aiuto di infermiere, quindi personale specializzato e segretarie. E le UCCP hanno partecipato alla campagna vaccinale per il Covid-19 e sono quindi diventate polo vaccinale in tutta la provincia di Catanzaro. Quindi, oltre all'UCCP di Lamezia, partecipano a questa campagna vaccinale anche le altre UCCP dell'ASP di Catanzaro, che sono altre 8. E sono ad ognuna di queste UCCP sono stati forniti 252 vaccini per quindi riuscire a vaccinare una parte degli ultra ottantenni. Nella prossima settimana dovremo avere l'altra fornitura per poter completare questa fascia di età e anche i pazienti a domicilio, i pazienti fragili d'età. Quanti ultra ottantenni sono attualmente che vi risultano a voi che dovete vaccinare? Allora, lo CCP di Lamezia ce ne avrà circa un migliaio, tra tutti i medici, sì. Sembrano un po' poco, insomma, no? Cosa? I vaccini? I vaccini verranno forniti tutti? Sì, no, certo, i pazienti. Ultra ottantenni non sono pochi, bisogna considerare circa un centinaio a testa. I vaccini, quanti vaccini sono arrivati fino adesso? Fino adesso 250. Domani ci sarà l'altra quantità? Martedì, quando avremo finito questo. Noi per esempio abbiamo iniziato la campagna vaccinale sabato e questa sera ci auguriamo di completare tutta questa fornitura, perché vacciniamo 120 pazienti al giorno. Com'è il criterio e come funziona la chiamata al paziente? Allora, il criterio è sostanzialmente in ordine alfabetico in questa prima parte, per non fare del torto a nessuno. Sono stati contattati da noi e dalle nostre segretarie, dove è possibile è stata inviata la modulistica via mail, perché c'è una modulistica abbastanza elaborata, quindi è molto importante anche questo, no? Che svolgere anche questa parte. E quindi i pazienti poi si presentano all'orario che è stato loro fissato e fanno il vaccino, poi attendono un quarto d'ora per essere sicuri che non ci siano stati effetti collaterali. Rispetto a questo, l'UCCP Michelangelo ha anche una ambulanza che può essere utile in momenti di bisogno, ci auguriamo di no. E quindi poi si espleta, diciamo, la parte anche amministrativa, questo a cura delle segretarie e anche di alcuni informatori scientifici che gratuitamente hanno prestato la loro opera d'aiuto per far sì che questa campagna vaccinale in questi poli vaccinali della provincia di Catanzaro avesse un buon esito. Qual è il vaccino che state usando? Noi stiamo usando Pfizer. L'ASP di Catanzaro invece è l'UCCP di Catanzaro, Moderna. Ricordiamo che subito dopo questo, dopo 20 giorni c'è dopo il richiamo. Dopo 21 giorni faremo il richiamo. Bene, dottoressa, io la ringrazio, in bocca al lupo, grazie per la vostra disponibilità di domenica volontaria.
questa cosa vi fa onore, diciamo, di quello che state facendo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a te. Visto, Donato? Siamo andati a fare... La dottoressa, siamo amici, la conosco da una vita, quindi... Allora, complimenti al Michelangelo Tonino. Andiamo avanti. Sì. Parliamo di cronaca, perché è successo un fatto di cronaca. Ci sono gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine in Via dei Mille, sabato sera, sabato verso le 22-23, c'è stato un incendio di due autovetture in Via dei Mille. A noi ci hanno mandato l'immagine, li possiamo fare vedere. Speriamo che sia un fatto non doloso, caro Tonino, ma accidentale. Diciamo che interessava l'incendio, interessava un'autovettura. Poi si è propagata ad un'altra vicino. Vicino, quindi. Però noi abbiamo l'immagine che stiamo mandando. Vabbè, al momento, insomma, non c'è nessuna ipotesi. Nessuna ipotesi viene esclusa. Però, tutto a brodo, però tutto lascia presagire che è una cosa. Speriamo. Bene, andiamo avanti. Tony, c'è un articolo per quanto riguarda Gianni Speranza sulla Gazzetta del Sud, per questa sua nuova uscita del libro di Gianni Speranza, che racconta i suoi mandati di sindaco alla Mezza Terme sì. E racconta dei particolari molto importanti, non importanti, interessanti, possiamo dire, no? Ecco, vediamo se lo troviamo, forse da questa parte. Eccolo qua, dove? Ecco, sì, sì, chiedo scusa. Allora, su questo libro pubblicato dalla Rubettino, scritto da Gianni Speranza, professore, ex sindaco della città della Mezza Terme per due mandati, e racconta tutto, dice veti, pressione, minacce, in 10 anni di Speranza alla guida di La Mezza Terme. Il sindaco professor guidò la quarta città calabrese dal 2005 al 2015. Si parla degli atti intimidatori e momenti storici come quelli rappresentati nella visita del Papa e del Presidente. No, perché questo Giovanni ha avuto un Papa, ha avuto un Presidente, ha avuto un Presidente da casa. Sì, sì, ha avuto tutto. E diciamo, io lo intervisterò in questa settimana, probabilmente ci racconterà, presenterà questo libro anche a noi. Perciò è interessante per sapere... Ho letto qualcosa sui web, quindi mi sono già complimentato. Complimentato Gianni Speranza perché... Poi, insomma, molte verità, li sa solo il sindaco ed è giusto che lo faccia sapere con un libro. Ma vedi qua, ma chi stai a prescindere dalle ideologie? A Giovanni gli vogliamo bene, intanto perché è una persona per bene, una persona seria, eccetera. Poi con Giovanni mi lega un'amicizia quarantennale, se non più. Quindi, che vuoi, certo, voi, spesso e volentieri non siamo stati d'accordo. Però Tony, guarda che cosa bella che hai detto, Tony. Al di là dei colori politici, Tony lo può pensare in un modo, Gianni Speranza la pensa in un altro, Picciona la pensa di una maniera, io la posso pensare, però quando c'è l'amicizia, finita la discussione politica, si è amico più di prima. E la politica dovrebbe essere questa, senza rancori, no? Certo. Questo è molto bello quello che hai detto. Quindi Giovanni giustamente ha... C'è anche una precazione, se non mi sbaglio, di Padellaro, poi c'è anche Salvatore D'Elia, le persone che hanno vissuto un po' quel mandato di sindaco di Gianni Speranza. Ed è stata una bella esperienza. Peccato che in questo momento la città purtroppo galleggia e la papera non ci vuole, l'acqua è poca. Allora, andiamo avanti. Qua stiamo passando, vedete, in maniera molto eterogenea, è una cosa nata, eccetera. Vi volevo dire che intanto la Johnson & Johnson sarà in Italia ad aprile, mi riferisco al vaccino. Perché no? In America è stato già autorizzato. Però c'è lo Spallanzani che mi pare di aver letto che si è mostrato molto positivo nei confronti dello Sputnik. Sapete che lo Sputnik è russo. È il russo, è stato prodotto in Russia. Adesso vorrei dire agli amici, lo so che ovviamente non mi ascoltate, figuratevi, sarei troppo onorato di questo. Però non devi tirare una questione ideologica con lo Sputnik. Cari europei, dei miei stivali, non è che c'è solo America, non è che America vi ispira fiducia, a me no,
A me no, per come si comporta l'America. Qua stiamo parlando di tutti i vaccini prodotti in America, mentre mettete in discussione il vaccino della Russia, che sta rispondendo benissimo, non secondo il manuale delle giovani marmotte, secondo i virologi a livello europeo. Quindi non deve essere una questione di ideologia, solo perché con la Russia i rapporti si sono incrinati. Che si tratta della salute della gente. E non l'avete visto, ma la Repubblica di San Marino, per chi non lo sapesse che si trova in Italia, all'interno del nostro territorio, ha pigliato i vaccini della Russia. Un da butto sentire niente di nessuno. Non lo so. È uno stato a parte, no? È uno stato a parte. Ho capito. Sì, non hai ragione quello che dico. Ho capito, dico, però segnare una questione ideologica. No, non deve essere. Non dimenticare che l'Europa ha tagliato i viveri alla Russia, questa, come gli americani. È una situazione di salute di tutto il pianeta. Che non rompessero. Differenze. Intanto possiamo comunicare che in Calabria sono stato effettuato a ieri 99.620 vaccinati. 59 punti di somministrazione in tutta la regione ci sono stati tra sabato e domenica. Quindi siamo quattro gatti, da 90 a 90.000. Questo non è inutile. Figuratevi. Sono ancora pochissimi, infatti la domanda che ho fatto due settimane prima, all'80 mi sembrano pochi, mille vaccinati oltre 80 nelle mezze terme per il momento. La Madonna, una manda buona. Comunque, a proposito, al Sant'Anna che ne abbiamo parlato, in quantità industriale, giustamente, è quasi accreditamento, siamo lì per lì, perché c'è un bordello che non fornisce mai, pare che c'è stato il parere positivo dell'organismo tecnico, ma l'ultima parola è della regione, quindi ci auguriamo, no, come dice il consigliere regionale Pitaro, di mettere in sicurezza quello che funziona. Insomma, causa Sant'Anna, abbiamo una struttura che funziona, una struttura dove gravitano forse i migliori professionisti a livello cardiochirurgico e cardiologico e stanno facendo longa. Ma come cazzo mi pare sta regione? Cosa abbiamo fatto per meritare tutto questo? Quale peccato dobbiamo scontare noi calabresi, questi quattro baluba luogo che occupano i posti di potere? Poi ci chiamo in casa. Allora, poi Tonino? Niente, Giovanni, stiamo guardando il giornale, lo apriamo. Perché oggi c'è molto sport, devo dire. E ora sto sport, lui. Ah, c'è la rifiuti scongiurata la terza discarica alla Pezzia Terme. Questa è la notizia. Importante. L'assessore regionale De Caprio ha revocato il commissario per la terza vasca a Stretto. E quindi è ufficiale. C'è la soddisfazione della rete civica che contesta la situazione delle altre due, vasche. Va benissimo. Allora, abbiamo finito per oggi, caro Tonino, però c'è una notizia di sport che fa enormemente piacere alle Lamezia Terme, è lo sport nazionale. Parliamo dell'atleta di nuoto per quanto riguarda la FIM, Federazione Italiana Nuoto Paralimpica. Si sono svolte a Lignano Sabbiadola le gare nazionali di nuoto. Bene, dovete sapere che è un lametino con una disabilità, parliamo di Gian Vittorio Longo, di soli 20 anni, ha vinto il campionato assoluto rana, iscritto alla società Arvalia. Praticamente vincendo il campionato assoluto può accedere alla nazionale, con altri sviluppi che ci potrebbero essere prossimamente, anche ai campionati europei. Perciò un atleta con disabilità che a noi ci fa piacere. Certo, mi ha piacere. Complimenti a questo ragazzo Gian Vittorio Longo, di soli 20 anni. Ma noi, per quanto riguarda la disabilità, l'autismo, la cosa, noi siamo stati sempre vicini. Ricordiamo che le gare sono svolte il 27 e 28 a Lignano Sabbiadola, dove io l'anno scorso sono andato a seguire i campionati nazionali. Ed è bravo a questo ragazzo Gian Vittorio. Complimenti. Allora, Tony, ci vediamo domani. Siamo con Dio. A voi, Albino Ambrosio. Vai, Albinuccio. Il nostro Albinuccio. Albinuccio nostro, duro gagliardo e torto. Vai.
quanto è bella la gioventù, la se ne va e non torna giù. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Giovane quanto è bello, non può fare un giovane giù. Perde la vista e perde l'attesa, e gli orami ci fanno cucù. Perde la vista e perde l'attesa, e le gambe ci fanno cucù. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Quanto è bello lo gioventù, la se ne va e non torna giù. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Tu vecchio quando è vecchio non può fare il giovane giù. Perde la vista e l'attesa e le gambe ci fanno cucù. Perde la vista e perde l'attesa e le gambe ci fanno cucù. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Mi doni, pa, mi doni, spade, mi doni. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Mi piglio la pinnola di cuore, la supposta per il dolore. Parca, parca, tocco là, mi piglia via, crede la campà. Parca, parca, tocco là, mi piglia via, crede la campà. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Brava Domenico, brava Domenico, Domenico capisce pure di chitarra, questa chitarra si sente bellissima, no? Bellissima, hai ragione, hai ragione. E vabbè, che sei una chitarra, è una Yamaha, non è che è una Yamaha. Ok, salutiamo il nostro amico Felice, ci abbiamo dato già gli auguri, salutiamo la bellissima Sveve, il piccolo Gioele, il mio nipote Pietro, tutti i bambini, il nipote di Giovanni, il nipote di Tonino e tutti gli amici, e tutti i bambini di questo mondo, che bambini sono la gioia dei nonni e dei papà e mamma. Noi ci vediamo se Dio vuole, domani mattina lo saluto orario, ciao ciao, sempre qui a Gol del Caffè del nostro amico Gino. Ciao. Bravo davvero e auguri. Grazie, grazie, grazie Domenico, grazie.